Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora una volta di lei, della Coppa del Mondo e in particolare vediamo i consigli di formazione per la prima giornata del Mondiale 2022. Un format nuovo, differente rispetto ai classici che utilizziamo per i consigli di formazione della nostra Serie A. Facciamo una top 11, che però è differente rispetto alla top 11 della Serie A, perché allunghiamo la panchina, mettiamo un panchinaro per la porta e poi due panchinari per ogni ruolo di movimento, per cui due difensori, due centrocampisti e due attaccanti in panchina. Utilizzeremo come sempre le certezze, le scommesse, ma ci infiliamo anche i top di reparto, perché sappiamo bene, il Mondiale è una competizione particolare, corta, bisogna andare bene sin da subito e c'è bisogno dei top sin da subito. Proprio loro non devono e non possono steccare nemmeno una partita. Spero di accontentare un po' tutti tramite questo format, perché cercherò magari di entrare nel dettaglio di qualche partita. L'analisi veramente, ragazzi, è impossibile da fare visto i ritmi del Mondiale. Finita una giornata, subito il giorno dopo si gioca nuovamente e non riesco a garantirvi la pubblicazione dell'analisi partita per partita, per cui ci faccio una top 11 anche a rosa allungata in modo da fare più nomi possibili e accontentare veramente tutti. Da subito vi invito a lasciare un bel like che porta fortuna per la vostra prima giornata al Fanta Mondiale. Se non siete iscritti mi raccomando l'iscrizione e direi di partire. Andiamo con ordine, si parte dalla porta, portiere titolare in top 11 Emiliano Martinez, come secondo Hugo Lloris della Francia. Andiamo a motivare però, ragazzi, le scelte. Potremmo fare anche un discorso unico fra i due, perché stiamo parlando di due top, ve l'ho detto anche più volte nella preparazione del Fantamondiale, che al Fantamondiale bisogna puntare sui top, bisogna puntare subito sul portiere, molto molto valido, non bisogna fare accoppiamenti low cost, per cui vado a mettervi due top, quelli che sono per me le due migliori scelte di questa giornata, ovvero il portiere dell'Argentina che affronta l'Arabia Saudita e il portiere della Francia che affronta l'Australia. Preferisco leggermente di più però Emiliano Martinez, innanzitutto perché a listone è quotato anche meno, quindi eventualmente non avete scelto ancora il portiere, ricordatevi che Emiliano è un top ed è quotato leggermente meno rispetto agli altri top, e aggiungiamoci che l'Arabia segna veramente pochissimo. Per quanto riguarda il portiere francese, il livello della partita è veramente lo stesso. Lo metto un gradino sotto, giusto per capire se c'è poi effettivamente quella maledizione che chi vince il Mondiale l'anno dopo, o meglio l'edizione dopo, esce ai gironi. Non si sa mai, comunque vado a mettere prima Emiliano Martinez, poi Hugo Lloris. Andiamo in difesa, dove troviamo quindi 5 difensori per questa top 11, 3 titolari e 2 in panchina. I primi due titolari sono due top, sono Dumfries e Cancelo. Due top che hanno subito la partita per portar bonus, quindi per partire forte al Fantamondiale. Occhio, proviamo a inserirli nelle nostre rose, anche magari nei listoni. Come terzo ci mettiamo un nome un po' più inaspettato, che è Ricardo Rodriguez della Svizzera. E considerando che il girone della Svizzera non è facile, visto che ci sono il Brasile e c'è anche la Serbia contro il Camerun, è questa la partita che la Svizzera deve obbligatoriamente vincere se vuole qualificarsi, o comunque se vuole avere chance di qualificazione. Questa è la partita più facile sulla carta e possiamo puntare su Rodriguez, che comunque è affidabile, la sua sufficienza dovrebbe portarcela, e ricordiamoci che calcia anche i rigori. Passiamo alla panchina, dove ci piazziamo una scommessina che è Nuno Mendes, altro giocatore del Portogallo. E l'altra fascia rispetto a Cancelo, può giocare titolare e quando gioca, lo abbiamo detto nella nostra preparazione, è un jolly per le nostre rose, perché è un giocatore veramente molto importante, un giocatore di spinta. E il Portogallo non ha tutta questa partita difficile, potrebbe fare più di un gol, e non dico che saranno i terzini a segnare, ma i terzini potrebbero essere decisivi almeno in chiave assist. Chiudiamo con Danilo, che invece è la certezza che troviamo nel Brasile. È l'unico giocatore del Brasile che vi inserisco in questa top 11, va benissimo per completare la nostra rosa senza aspettarci il bonus, ma per portarci a casa una bella sufficienza. Andiamo ai centrocampisti, abbiamo detto 4 più 2, 4 titolari più 2 riserve, il primo nome è Musiala, centrocampista tedesco che abbiamo ben presentato fra le migliori scommesse, anzi la migliore scommessa in assoluto che va fatta in questo Mondiale. Può avere da subito, anzi avrà da subito la sua chance
per giocare alla prima giornata, visto che attualmente, ora che sto registrando il video, Müller è indisponibile per la partita con il Giappone. La Germania deve partire subito bene nel girone di ferro di questo mondiale e deve obbligatoriamente vincere con il Giappone per evitare brutte sorprese nelle prossime settimane. Per cui fiducia al talento tedesco. Secondo nome, altro talentino sul quale dobbiamo puntare, è Phil Foden, che può trascinare l'Inghilterra in questa giornata. Inghilterra che sta faticando a trovare un gioco anche all'europeo, nonostante la finale raggiunta non esprimeva un gioco entusiasmante, e sebbene il livello tecnico dell'Inghilterra sia notevolmente superiore rispetto a quello degli avversari dell'Iran, non mi aspetto una partita aperta, ma una partita molto chiusa, perché l'Iran è una squadra difensivista. Per cui Foden, con il suo talento, con le sue capacità, potrebbe trovare il lampo vincente per l'Inghilterra. Andiamo a Rodrigo De Paul, che l'abbiamo definito negli scorsi giorni uno dei migliori giocatori per il Fantamondiale in ottica qualità-prezzo, almeno sul listone di Fantaclub, e considerato l'impegno abbordabile, un giocatore che non può mancare nelle nostre rose. Chiudiamo con Pulisic, il gioiello degli Stati Uniti. Un giocatore che, facciamo attenzione, a un bug di listone, perché non in tutti i listoni è listato centrocampista, in alcuni è listato attaccante. Ma se lo avete centrocampista, dovete assolutamente puntare su di lui. Gli Stati Uniti hanno sicuramente bisogno della sua qualità in zona bonus. Affronta il Galles in una sfida che può essere già decisiva per le sorti qualificazioni degli Stati Uniti. Serviranno da subito il suo talento e i suoi bonus per il mondiale a stelle e strisce. Primo nome in panchina, altro piccolo bug come Pulisic, perché non in tutti gli stoni è listato centrocampista, in alcuni attaccante, Skov Olsen, danese, che affronta la Tunisia. Nella Danimarca in zona bonus lui può avere un ruolo importante. Gioca sicuro e può essere una mossa intelligente, controcorrente alla mossa che potrebbe fare la maggior parte dei fantallenatori, ovvero schierare Eriksen in questo turno. Chiudiamo con Ziyech, un giocatore che subito on fire nell'ultima amichevole ha segnato da centrocampo e l'ha messa sotto il 7. Un gol meraviglioso. Affronta la Croazia, che sicuramente non è la Croazia del 2018 che ha fatto il miracolo arrivando in finale mondiale. Il Marocco è una squadra molto molto valida e ostica all'interno di questo girone, e se vuole avere delle chance per superare il turno, soprattutto considerando anche gli impegni futuri, pensiamo alla partita contro il Belgio, se riesce a portarsi a casa un buon risultato contro la Croazia, le sue chance di passare il turno sono molto elevate, per cui un motivo in più per puntare su Ziyech, che ricordiamo è un altro bug di listone, pensiamo ad esempio su Fantaclub, dove centrocampista è listato solo 2 crediti, un chiaro errore. Andiamo adesso all'attacco, dove mi sono divertito, sono andato bello prepotente su 2 super top per il mio attacco, sono Cristiano Ronaldo e Messi. Il messaggio che c'è dietro allo schierare Ronaldo e Messi è: attenzione, noi non stiamo giocando al fantacalcio della Serie A, ma giochiamo al fantamondiale, che prevede solo 7 turni, competizione corta, non possiamo perdere terreno da subito, dobbiamo puntare subito sui migliori. Completa il tridente titolare Batshuayi del Belgio, prima punta nel frattempo che tornerà Lukaku, è un attaccante che vede bene la porta, e poi aggiungiamoci che comunque il Belgio parte favorito all'interno del suo girone anche senza Lukaku, e poi sicuramente all'assistenza di ottimi centrocampisti come De Bruyne e Hazard, che potranno fornirgli molte palle gol in questo turno. Primo giocatore in panca è Darwin Nunez. La partita è Uruguay-Corea del Sud e lui può avere subito una chance da titolare, noi possiamo farci affidamento. Lo abbiamo visto negli scorsi giorni, non è sicuramente l'ultimo arrivato, è un attaccante che sa segnare e lo sta dimostrando anche con la maglia del Liverpool, per coloro che magari non lo conoscono benissimo. La partita è alla portata e vorrebbe magari esordire subito con un bel gol. E attenzione a lui alle quotazioni, 9 crediti su Fantaclub può essere subito la possibilità di fare una bella plusvalenza. Ultimo nome dell'attacco è David, scommessona nell'attacco canadese, affronta il Belgio, squadra che qualcosa comunque la concede sempre, per cui occhio a non sottovalutare questa scommessa nel Canada. Beh ragazzi, per oggi è tutto, spero di esservi stato d'aiuto, vi ricordo del like porta fortuna per il vostro fantamondiale, e noi ci vediamo al prossimo video.